Laviamo bene la spatola, prendiamo il colore bianco e lo mescoliamo con un pizzico di colore magenta. Ne spostiamo a lato una parte e aggiungiamo altro colore magenta. Mescoliamo, spostiamo a lato una parte e di nuovo colore magenta. Puliamo la spatola sulla carta e prendiamo il colore magenta mescolandolo a fianco all'ultima tonalità eseguita. Questa tonalità sarà un magenta quasi puro. Aggiungiamo un nuovo colore alla nostra tavolozza, il Caput Mortuum. Creiamo una ulteriore tonalità mescolando questo Caput Mortuum con il colore magenta. Quindi abbiamo la tonalità M1, M2, M3, M4 ed M5. Laviamo la spatola, colore bianco, e facciamo due gradazioni eseguendo lo stesso procedimento aggiungendo il colore ciano. Ora abbiamo bianco C1 e C2. Spostiamo a lato una parte di tonalità C2 alla quale andremo ad aggiungere il colore blu di Prussia. Laviamo il pennello e solita procedura e dipingiamo ora con il colore nero le parti più scure di questa caramella rosa. Pulito il pennello sulla carta assorbente, dipingiamo intorno al nero appena steso con il colore Caput Mortuum. Se non abbiamo il Caput Mortuum, possiamo creare un colore sostitutivo mescolando il rosso di cadmio con il nero. Fatto questo, senza pulire il pennello, prendiamo la tonalità M4 e dipingiamo vicino, intorno al Caput Mortuum. Man mano che intingeremo nuovo colore con la tonalità M4, questo prenderà il sopravvento nel nostro pennello. Cerchiamo di pescare colore. Purtroppo il magenta ha la tendenza ad essere poco coprente. Laviamo il pennello nell'acqua ragia, asciughiamo sulla carta assorbente, intingiamo nel medium, togliamo il prodotto in eccesso sempre sulla carta assorbente e peschiamo la tonalità M2. Dipingiamo appresso il riflesso principale della caramella rosa. Puliamo sulla carta il pennello e peschiamo la tonalità M3. Dipingiamo appresso la tonalità M2 appena stesa. Puliamo sulla carta il pennello e peschiamo ora la tonalità M4 e dipingiamo collegandoci con la tonalità scura vicina. Prendiamo tranquillamente il magenta puro per dipingere queste parti. Sfumiamo tratteggiando tra i colori. Giriamo il dipinto, puliamo sulla carta il pennello e di nuovo magenta puro. Proseguiamo con la sfumatura tratteggiando. Sto usando sempre il magenta puro. Girato il dipinto, lavato il pennello e solita procedura, peschiamo il colore C2 e dipingiamo il riflesso in ombra della caramella rosa. Dopo aver pulito il pennello solo sulla carta,
dipingiamo con la tonalità C3, sfumiamo tratteggiando. Lavato il pennello e solita procedura, con la tonalità C2 mescolata al colore ciano, dipingiamo il contorno nella parte in ombra della caramella in questione. Fatto questo, puliamo sulla carta il pennello e dipingiamo con il blu di Prussia tra il ciano e il colore vicino. Girato il dipinto, proseguiamo con gli stessi colori anche in quest'altra parte, C2 più ciano e poi blu di Prussia, e sfumiamo tratteggiando. Con un pennello 00 e il colore bianco di titanio dipingiamo questo punto luce in questa caramella. Fatto questo, pulito il pennello sulla carta, prendiamo il colore ciano e dipingiamo intorno al bianco appena steso. Fatto questo, giriamo il dipinto e dipingiamo il contorno della caramella con la tonalità C3. Ora con un pennello senza punta e asciutto togliamo delicatamente le pennellate evidenti. Completiamo con il pennello a ventaglio. Pennello 00 e colore bianco di titanio, dipingiamo il riflesso principale della caramella. Attorno al bianco, dopo aver pulito il pennello sulla carta, dipingiamo con la tonalità C1.